Sappiamo tutti quanto sia dura essere un minatore, anzi non c'è bisogno che ci immedesimiamo per capirlo o no. Entrare dentro delle grotte buie a volte con un calore che supera sicuramente le temperature estive peggiori non è il massimo. Se poi ci mettiamo il fatto che è facile che tutto crolli da un momento all'altro, questo lavoro diventa forse uno dei più pericolosi in assoluto. Eppure qualcuno continua a farlo per il bene di altri. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova storia incredibile. Da adesso in poi per un paio di mesi continuerò a pubblicare spesso su questo canale sia le top che le storie, quindi mi raccomando attivate la campanellina delle notifiche se duraiatevi e partiamo! La storia di oggi vi sembrerà quasi una favoletta di qualche libro dell'Ottocento, ma è del tutto vera. Alcuni minatori ogni giorno entrano nel loro luogo di lavoro, con paura e coraggio, hanno famiglie da sfamare quindi non si tirano indietro, tra loro troviamo un certo Paul, lui è sempre stato molto socievole sia con gli esseri umani che con gli animali. Suo padre e suo nonno prima di lui facevano i minatori e Paul aveva deciso di seguire la stessa strada, per quanto a volte potesse essere pericoloso fare questo lavoro lo faceva per la sua famiglia, cioè sua figlia e sua moglie. Ogni giorno oltre alla fatica però aveva imparato a conoscere nuovi amici e non parlo solo dei colleghi. Una cosa particolare è che ogni giorno vedeva pure dei ratti, alcuni belli grossi, altri piccolini e più socievoli. Tutto il gruppo non ci faceva nemmeno caso dopo un po', ma lui era diverso e ne aveva conosciuto uno a cui dava da mangiare ogni giorno. Erano diventati praticamente amici, tutte le volte che c'era il pranzo si avvicinava a questo piccolo ratto e prendeva il suo cibo. Gli altri colleghi lo ritenevano alquanto strano. In effetti non è una cosa da tutti i giorni, ma sono animali come tanti altri, proprio come cani e gatti, per lui non c'era differenza. Non gli aveva mai fatto niente di male quel ratto e anzi lo aiutava a trascorrere le giornate. Insomma, diciamo che c'è un po' di noia lì dentro. Pranzavano obbligatoriamente all'interno per non perdere troppo tempo. Paul così ogni giorno vedeva quel ratto e ogni giorno gli dava il cibo. Anche i suoi compagni alla fine si sono abituati a quel piccoletto che piano piano si era affezionato a tutti i minatori, nessuno escluso. Un giorno però non era lì, il ratto era sparito. Non voleva più prendere il mio cibo, pensava Paul. Eppure sono animali affamati, specialmente nelle miniere sono molto in difficoltà. L'uomo decise di farsi un pisolino prima di cominciare il turno all'interno della cava, quando all'improvviso il ratto aveva cominciato a mordergli la mano, insistentemente. Allora Paul pensò fosse per il cibo che non era venuto a prendere prima, quindi gliene diede un po', ma la situazione non cambiava, anche il giorno dopo aveva fatto la stessa cosa, per ben 3-4 giorni. Di solito non si comportava così, di solito aspettava e saliva sulla spalla dell'uomo per un piccolo pezzo di pane o formaggio o qualunque cosa. Fino a quando un giorno non era arrivato a diventare quasi aggressivo. Paul aveva cominciato a sentire il roditore, ovunque. Continuava a mordergli il palmo e addirittura gli aveva fatto la pipì addosso, ma come mai? Si era alzato molto infuriato e voleva prenderlo in mano per sgridarlo, ma era scappato via di corsa. Fu proprio in quel momento che Paul sentì un rumore troppo familiare. Di rocce che si stavano spostando. Aveva velocemente chiamato i suoi colleghi per portarli fuori di lì. In effetti una cosa era successa. Le rocce erano collassate, proprio nel punto in cui stava dormendo, e stavano lentamente collassando ogni giorno. Non capiva bene il motivo, ma aveva capito perché il suo amico continuava a mordicchiarlo. Assurdo ma vero, il ratto a cui non aveva mai dato un nome voleva salvargli la vita. Anzi, voleva salvare la vita a tutti quanti, ma nessuno sembrava volerlo prendere sul serio. Quindi alla fine l'ultimo giorno aveva fatto cose davvero esagerate e che avevano funzionato. La paura di Paul adesso era che il piccoletto fosse rimasto travolto, ma il giorno dopo lo aveva rivisto, mentre toglievano le rocce per sistemare la zona. Avevano ritrovato il loro amico ed erano più felici che mai. Una cosa curiosa è che in effetti questi animali sono usati negli ultimi anni per fiutare pericoli di vario genere nelle miniere. E questa è solo una delle tante storie in cui grazie a loro delle persone sono tornate dalle loro famiglie. Se ne volete conoscere altre mi raccomando lasciate un bel mi piace, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche. Noi ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.